Buon venerdì a tutti. Risolviamo oggi un testo che mi invia Davide credo Udine, me lo intitola Analisi 1, Università Udine Informatica, me l'ho mandato durante una live del sabato. Mi scrive: Salve Ingegnere Ceroni, le propongo i temi d'esame di Analisi 1, Facoltà di Informatica, belli tosti, cosa ne pensa? In allegato 3, scelga lei quale vuole svolgere, grazie mille, saluti Davide. Ce ne sono tre, uno risalente al 7 luglio 2020, l'altro al 4 settembre 2020. Io ho fatto questo del 23 luglio 2020, in piena estate, pandemica, aggiungo purtroppo, ancora in estate. Cosa ne penso, Davide? Penso che siano lunghissimi, non difficili. E leggiamo, vedete che c'è il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche, Fisiche, Analisi Manuale, sono una serie di temi, io ho scelto il tema A. Sono molto simili. C'è il primo limite che dice di risolvere. L'esercizio numero uno consta addirittura di la bellezza di sono, guardate, otto limiti, pazzesco. Poi sono i punteggi sotto, ve li farò vedere. Tra l'altro parlano di che sono permessi libri, appunti, cartacei, ma non strumenti elettronici. Va riportato lo svolgimento degli esercizi. Calcolare il seguente limite, la lettera A, limite quando x tende a 0 di A alla x che moltiplica 2x meno 2x quadro meno 2, che moltiplica il seno di x più x al quadrato cos x più 2x radice quadrata di 1 meno x, tutto fratto, aperta la tonda, 2 sin x meno seno di 2x, chiusa la tonda che moltiplica 1 più x, tutto elevato all'1 fatto x. Io comincerei, visto che ho scritto che il limite evidentemente si presenta nella forma indeterminata, 0 fratto 0, perché vediamo in realtà se si presenta nella forma 0 su 0, ma direi proprio di sì, perché abbiamo lì dei tre, al numeratore abbiamo un 0 più 0 più 0. Direi di ragionare sul denominatore, quantomeno per vedere che ordine è l'infinitesimo che ne viene fuori. È chiaro che sviluppando il seno di x al secondo termine per uno e per l'altro, siccome il seno di x, ve lo ricordo, è x meno x alla terza su 3 fattoriale, quindi x alla cubo sesti più piccolo di x cubo, ovviamente nel caso in cui x tenda a 0. È chiaro che 2 per il seno di x diventerà un 2x meno 2 sesti, quindi meno un terzo di x cubo più o piccolo di x cubo, e va bene. Beh, allora di conseguenza il seno di 2x, dove questa volta l'infinitesimo non è x ma bensì è 2x, sarà un 2x anche qui, questa volta meno un sesto di 8x cubo, di 2x al cubo, dove 8 sesti è un 4 terzi, no? Sarebbe meno 1 su 3 fattoriale, quindi un sesto di 2x tutto al cubo, quindi ripeto un 8 sesti, quindi un 4 terzi meno 4 terzi di x cubo, sempre più piccolo se volete di x cubo, e pertanto meno seno 2x sarà un meno 2x più 4 terzi di x cubo più x cubo. A questo punto sottraendo, facendo 2 sen x, vedete, facendo proprio questa somma algebrica, 2 sen x meno seno di 2x, notate come 2x meno 2x se ne vanno perché sono opposti, 4 terzi di x cubo meno un terzo di x cubo è un 4 meno 3, 3 terzi di x cubo, quindi questo diventa un x cubo per 1 più o piccolo di 1, che però va moltiplicato, attenzione, no? Quindi occhio, x cubo per 1 piccolo di 1, che però va piccolo di 1. Va moltiplicato a quel termine lì, che però è costante, perché io vi ricordo che il limite quando x tende ad x con 0 di 1 più alfa f di x elevato alla 1 fratto f di x è uguale all'alfa, se nell'ipotesi in cui, qualora la f calcolata in x con 0 tende sia infinitesima, in quanto quel limite lì verrebbe un limite della forma determinata 1 all'infinito, no? 1 più 0, 1 elevato alla 1 su 0, quindi 1 all'infinito, e si elimina semplicemente applicando quel limite notevole, e quindi è 1 alla 1. Quindi il denominatore, possiamo dirlo, fatemelo scrivere, di x quando x tende a 0 tende a e per x al cubo per 1 più o piccolo di 1. Passiamo a questo punto al numeratore. Per il numeratore direi che non c'è da sbagliare, cioè il numeratore devo sviluppare. Se sviluppo, mi accorgerò che i infinitesimi di grado 0, se ci sono, 1 e 2 se ne vanno, rimangono quelli di terzo grado. Quelli di terzo che ovviamente devo stare attento a mettere tutti. Quindi se non voglio sbagliarmi, e alla x, ve lo ricordo, è 1 più x quadro fatto 2 fattoriali, quindi x quadro mezzi, più x cubo su 3 fattoriali, x cubo sesti, più piccolo di x cubo. Attenzione che tuttavia e alla x va moltiplicata a sen x, che a sua volta, anche qui, se lo voglio scrivere, l'abbiamo già scritto prima, è un x meno x cubo sesti più piccolo di x cubo.
quel 2x meno 2x quadro meno 2 rimane 2x meno 2x quadro meno 2. Posso, se volete, raccogliere un 2 lì, ma cambia francamente poco. Quindi direi che intanto se moltiplico 2x meno 2x quadro meno 2 e lo vado a moltiplicare a x meno x cubo sesti più o piccolo di x cubo, tenete presente che in questo modo i termini di grado superiore a 3 sono tutti quanti o piccoli di x cubi, eh? Piccolo di x cubo. Quindi 2x per x è un 2x quadro. 2x per meno x cubo sesti verrebbe un meno un terzo di x quadro, che però diciamo è uno piccolo di x cubo. 2x per un piccolo di x cubo sarebbe uno piccolo di x quadro, che però è uno piccolo di x cubo. Poi passiamo a meno 2x quadro, che moltiplicato da x fa meno 2x cubo. Meno 2x quadro per meno x cubo sesti sarebbe un più un terzo di x quinto, che è uno piccolo di x cubo. Meno 2x quadro per un piccolo di x cubo sarebbe uno piccolo di x quinto, che rimane un piccolo di x cubo. Meno 2 per x è un meno 2 per x. Meno 2 per meno un sesto è un più un terzo di x cubo, più un terzo di x cubo, da non dimenticare, più, ripeto, o piccolo di x cubo. Perfetto. Tutto questo si può riscrivere quindi come un meno 2x che c'è, più 2x quadro, senz'altro. Beh, ovviamente meno 2x cubo più un terzo è un meno 6 terzi, quindi un meno 5 terzi, meno 5 terzi di x cubo più o piccolo di x cubo. Tutto questo per chi lo moltiplico? Lo moltiplico per lo sviluppo dell'esponenziale, che è un 1 più x più x quadro mezzi più x cubo sesti più o piccolo di x cubo. Tenete presente che qui potevo anche non metterlo x cubo sesti, perché comunque se x cubo lo moltiplico per x è un x quadro, che è già uno piccolo di x cubo, e così via. Quindi potrei anche non mettere lo sviluppo al terzo dell'esponenziale e semplicemente scrivere un 1 più x più x quadro mezzi più piccolo di x cubo. Di questo me ne accorgo senz'altro, e pertanto ottengo che meno 2x per 1 è un meno 2x, meno 2x per x è un altro meno 2x quadro. Poi abbiamo meno 2x per più x quadro mezzi, è un meno x cubo sarebbe, no? Sicuramente più uno piccolo di x cubo, no? Meno 2 per un mezzo, meno 2 mezzi, meno 1 per x quadro, meno x cubo. Poi a questo punto vado con 2x quadro per 1 e un altro 2x quadro. 2x quadro per x è un 2x cubo. 2x quadro per x quadro mezzi è un x quarto in tutto, ma che è uno piccolo di x cubo. O piccolo di x quarto, uno piccolo di x cubo. Meno 5 terzi di x cubo per 1 è un meno 5 terzi di x cubo. Poi ho meno 5 terzi x cubo per 1, meno 5 terzi x cubo per x è un meno 5 terzi x quarto, che però è un piccolo di x cubo, non va messo. Meno 5 terzi x cubo per questo è un meno 5 sesti di x quinto, che è uno piccolo di x cubo, così come è un piccolo di x quinto, è un piccolo di x cubo. E poi rimane un altro piccolo di x cubo, assolutamente. E se ne vanno, vedete, effettivamente un 2x quadro e il suo opposto meno 2x quadro. Occhio che c'è anche da tenere presente che 2x cubo meno x cubo è un x cubo. 3 terzi di x cubo meno 5 terzi di x cubo è un meno 2 terzi, quindi viene un meno 2 terzi di x cubo, se non ho sbagliato, spero di no, meno 2x più o piccolo di x cubo. Segniamocelo, perché poi adesso c'è da scrivere anche. Ovviamente x quadro cos x è un x quadro più o piccolo di x cubo. Io vi ricordo che lo sviluppo della radice di 1 meno x è un 1 meno un mezzo x meno un ottavo di x quadro più o piccolo di x quadro, che se lo moltiplico davanti per 2x rimane 1 uguale 2x per 1 2x meno x quadro meno 2 ottavi, quindi un meno un quarto di x cubo meno un quarto di x cubo più o piccolo di x cubo. Guardate adesso. E alla x per sen x per 2x meno 2x quadro meno 2 non è altro che un meno 2x meno 2 terzi di x cubo più o piccolo di x cubo. Poi c'è quel x quadro più o piccolo di x cubo. E poi, da non dimenticare, c'è un più quello lì, quindi un più 2x meno x quadro meno x cubo quarti, sempre più o piccolo di x cubo. Vedete che i termini 2x meno 2x se ne vanno. Se ne vanno gli opposti qua nelle scuole, e come vi dicevo, e ovviamente si rimangono tutti quelli di terzo ordine, che non si annullano, quindi non rimango con lo piccolo in mano, e quindi il limite è finito. Mi immaginavo che da sotto rimanesse quel termine di grado 3 anche sopra. 12 diviso 3 fa 4, viene un meno 8 meno 3, meno 11 dodicesimi, no? Attenzione che il limite quindi diventa limite per x tende a 0 di meno 11 dodicesimi di x cubo
per 1 più piccolo di 1, tutto fratto un e x cubo per 1 più piccolo di 1, tenete presente che dovrebbe essere ovviamente un meno 11 su 12 e il risultato. Dovrebbe essere quello. Leggiamo il numero, il limite relativo alla lettera B. Limite quando x tende a 0 di 8 al numeratore aperta la tonda 1 meno x più la tonda da 3 mezzi, meno 8 che moltiplica il coseno, meno 8 che moltiplica il coseno di aperta la tonda x meno x quadro, chiusa la parentesi tonda, più 3x che moltiplica il quadrato di 1 più la x, fratto però il modulo di x quadro meno x, tutto più x. Dunque, devo essere furbo perché, fatemi scrivere, non so cos'è, non è non cos x, perché magari non vorrei che... Attenzione che ignoro completamente il numeratore, che quando x tende a 0, ovviamente, andrò a procedere con lo sviluppo anche qua, però è chiaro che il modulo di x quadro meno x è, ve lo ricordo, x quadro meno x oppure un x meno x quadro, a seconda che x quadro meno x è maggiore o uguale di 0, che vi ricordo vuol dire x minore o uguale di 0 oppure x maggiore o uguale di 1, o nel caso in cui venga x meno x quadro sarà x compreso tra 0 e 1. Quindi vuol dire che il mio denominatore, quando x tende, visto che x tende a 0, in un caso x tenderà a 0 meno, nell'altro caso x tenderà a 0 più. Quando x tende a 0 meno vuol dire che siamo per x minore o uguale di 0, quindi al posto del modulo di x quadro meno x metto x quadro meno x. Quindi il denominatore, in pratica, non è altro che un x, no? Sarebbe un x quadro, perché metterò x quadro meno x più x e rimane x quadro. Tuttavia, quando x tende a 0 destro, che vuol dire che siamo a destra di 0, al posto del modulo di x quadro meno x metterò x meno x quadro. E il denominatore però mi verrà un 2x meno x quadro, che però si comporta come un 2x per 1 più piccolo di 1. Ma allora già posso dire che sto limite non esiste, perché sotto ci sarà, allora non lo so se non esiste, ma molto probabile che non esista, perché al numeratore sarà sempre la stessa cosa. Cioè voglio dire che se adesso io sviluppo, vado a fare il mio sviluppo di 1 più x all'alfa, dove l'x è meno x in questo caso, tenete conto che se volessi scrivere il tenete presente che anche qui potrei sviluppare, ma ha poco senso il discorso. Dunque sviluppiamo 1 meno x alla 3 mezzi, guardate, dove il 3 mezzi è il mio alfa, no? Sarebbe 1 meno alfa x, quindi meno 3 mezzi x. Io vi ricordo che 1 più x all'alfa è 1 più alfa x più alfa per alfa meno 1 su 2 fattoriale per x quadro più alfa per alfa meno 1 per alfa meno 2 eccetera fratto 3 fattoriale per x cubo eccetera. Ma io cosa faccio? Mi fermo al secondo, sono certo che non andrò oltre il secondo, quindi 1 meno x alla 3 mezzi è 1 meno 3 mezzi x sicuramente. Qui dovrò scrivere un ovviamente il meno è perché è 3 mezzi per meno 1, alfa guardate è 3 mezzi, 3 mezzi meno 1 è un mezzo, sarebbe 3 mezzi meno 1, no? Su 2. Vedete che è un 3 ottavi, quindi un più 3 ottavi di x quadro. Detto più perché sarebbe per meno x al quadro, che diventa più piccolo di x quadro, no? Il coseno di x meno x quadro, mentre qui c'è uno che parla al microfono, chi è questo che sta parlando? Allora, coseno di x meno x quadro è un 1 meno un mezzo, 1 sul fattoriale, di x meno x quadro al quadrato, più piccolo di x meno x quadro al quadrato. Tuttavia, x meno x quadro, se lo sviluppo, il quadrato di x meno x quadro, ve lo ricordo, è un x quadro più il quarto meno 2x cubo. Ma tenete presente che quindi qui diventerà 1 piccolo di x quadro, quindi direttamente il coseno sarà, fatemelo scrivere, un 1 meno un mezzo di direttamente x quadro più piccolo di x quadro, visto che c'è un meno 8, no? Quindi diventa, ci sarà questo ovviamente, quindi occhio che c'è un 8, un meno 8. Stesso discorso vale per la x, la x lo scrivo qua, e la x sarà un 1 più x più x quadro mezzi più piccolo di x quadro, che siccome è
è sommato a 1 e tutto è al quadrato, perché 1 più la x al quadrato, se lo volete provare a fare, sarebbe 1 quadrato di 2 più x più x quadro mezzi più piccolo di x quadro. Verrà, ovviamente questo al quadrato, verrà un 4 più x quadro, poi c'è un 4x dove ho prodotto, poi c'è un 2x quadro da mettere. No? 4 più quadro, e poi c'è un il quadro secondo non c'è, e c'è, attenzione, ci fermiamo qua perché poi ci sono i termini di terzo grado, quindi in definitiva, guardate, fatemi mettere qua, il numeratore verrebbe un 8 per 1 8, 8 mezzi meno 12x, no? Più 3x quadro, lo piccolo di quadro fatemelo mettere alla fine, poi c'è un meno 8 per quello, quindi abbiamo un meno 8, guardate, meno 8 per meno un mezzo, 8 mezzi, quindi un 4x quadro, 4 x quadro più 3x per quello, quindi abbiamo un 3x per questo quadrato, va bene? 3x per 4 è un 12x. Andiamo fuori con l'x quadro, quindi non c'era bisogno di mettere niente. 3x per 12x quadro, quindi quindi 3x per 4 è un 12x, lo metto qua, 3x per 4x è un 12x quadro, 8 meno 8 se ne vanno, 12x meno 12x se ne vanno, effettivamente, guardate, viene un 19x quadro. Quindi, dovuto a questa cosa che abbiamo fatto, possiamo dire che in definitiva, quando x tende a 0 meno, questo limite si può scrivere, visto che è a 0, è limite quando x tende a 0 meno di 19x quadro per 1 più piccolo di 1, tutto fratto a 0 meno, tutto fratto x quadro. E quindi il limite fa 19. Tuttavia, quando x tende a 0 destro, viene diverso, perché è vero che al numeratore viene 19x quadro per 1 più piccolo di 1, ma sotto però viene un 2x per 1 più piccolo di 1, e quindi viene uno 0, un 0 più. Non possono venire diversi, quindi pertanto possiamo affermare che il limite non esiste. Il limite C, il limite quando x tende nuovamente a 0 di 3 aperta tonda 2x più 1 chiusa tonda da 5 mezzi più 5 che moltiplica aperta la tonda x meno 2 chiusa la tonda che moltiplica x che moltiplica seno 2x più 5 aperta tonda coseno 2x più 2 chiusa la tonda che moltiplica a alla non x meno 18, fratto il prodotto tra la radice quadrata di 2x cubo più x quadro meno x, che moltiplica il logaritmo naturale di 1 meno x. Anche qui x tende a 0, quindi 0 a sinistra e 0 a destra. Faccio notare una cosa importante. Dunque, sviluppiamo un attimo il numeratore, comunque va fatto. Scegliamo come secondo ordine il tutto, guardate. Anche qui, chi è lo sviluppo di 1 più 2x alla 5 mezzi? Attenzione, perché io ve lo ricordo, 1 più x all'alfa è 1 più alfa x più un mezzo, 1 sul fattoriale, alfa per alfa meno 1. Quindi in questo caso dovrei scrivere un 1 più 5 per x, perché sarebbe 5 mezzi per 2x. Poi dovrei scrivere un, guardate, un mezzo, ovviamente questo è per x quadro, no? Un mezzo che moltiplica alfa, sto parlando di 5 mezzi, che moltiplica 5 mezzi meno 2 mezzi, quindi 3 mezzi. Per 4x quadro, quindi questo diventa un 1 più 5x, allora 5 quarti col 4 rimane 5, quindi dovrebbe essere, se non mi sbaglio, un 15 mezzi di quadro più o piccolo di quadro, potrebbe essere. Direi che sviluppiamo, vabbè, facciamo che seno di 2x lo sappiamo chi è, quindi x per il seno di 2x è sicuramente un 2x quadro più o piccolo di x quadro, che se lo moltiplichiamo con, quindi un 10x quadro più o piccolo di x quadro, lo moltiplichiamo, ha poco senso francamente farlo, per x meno 2 diventerebbe un 10x cubo, o che poi uno piccolo di, verrebbe un meno 20, qua verrebbe un meno 20 di x quadro più o piccolo di x quadro, no? Anche perché x meno 2 è un meno 2 per uno piccolo di 1. Stesso discorso vale per il coseno di 2x che sviluppo qua, il coseno
coseno di 2x è un 1 meno un mezzo di 4x quadro, no? 2x al quadrato, cioè un 1 meno 2x quadro più piccolo di x quadro. Pertanto il coseno di 2x più 2 non è altro che un 3 meno 2x quadro più piccolo di x quadro, ma inutile farlo questo. 5 è un qui, quindi questo diventa un 5 per 3, 15 meno 10x quadro più o piccolo di x quadro. Tuttavia tutto questo è moltiplicato da e alla meno x, che però inutile, sarà un e alla meno x, lo possiamo scrivere come un 1 meno x più o piccolo di meno x più o piccolo di x. E dunque, siccome no, facciamo bene le cose, sarebbe 1 meno x più un mezzo, quindi più il quadro mezzi rimane più o piccolo di x quadro, no? E quindi dobbiamo moltiplicare questo 15 meno 10 quadro, quindi 15 per 1, quindi quel prodotto sarebbe un 15 per 1, 15, sicuramente c'è un meno 15x più 15 mezzi, eccolo qua che ricompare, di x quadro. È chiaro che però meno 10x quadro, poi c'è un meno 10x quadro, non dimenticare, per 1, poi c'è quel più 10x cubo che va via, x quarto lo piccolo di x quadro, niente, quindi lasciamo così. Tutto quanto meno 18, quindi il tutto, guardate, verrebbe, lo scrivo qua. Allora, abbiamo che? Ci abbiamo un 1, allora 1 più 2x a 5 mezzi è 3 per 1, 3. 3 per 5x è un 15x. Poi abbiamo un 3, abbiamo un 45 mezzi di x quadro, lo picco di qua, lo mettiamo alla fine. Poi 5 per quello abbiamo detto. Tutto questo è un meno 20x quadro, e va bene, quel 5 per x meno 2 per x seno di 2x. 5 cos 2x, tutto che, 5 che moltiplica cos 2x più 2 per la non x, abbiamo scritto che è un 15, poi c'è ovviamente meno 18, lo mettiamo subito, poi c'è un più 15, meno 15x, più questo 15 mezzi di x quadro, meno 10x quadro. Allora, guardate, in definitiva, ovviamente 3 meno 18 è meno 15, che se ne va col più 15, vedete come deve essere, e se ne va anche 15x con meno 15x. Come vi dicevo, rimangono tutti i coefficienti con x quadro. Quindi il numeratore, segnatevelo, esiste, incredibile questa idea, veramente. Il numeratore, quindi, quando x tende a 0, no? Quando x tende a 0 più, vediamo quando x tende a 0 meno, in entrambi i casi il numeratore, quindi quando x tende a 0 meno, il numeratore si comporta in entrambi i casi come, guardate, 45 mezzi più 15 mezzi è un 60 mezzi, che è un 30, 30 meno 30, quindi se ne vanno anche i termini di se ne vanno anche i termini al quadrato, quindi saremmo dovuti andare quindi immagino che saremmo dovuti andare al grado 3. Ma perché non lo facciamo? Perché sarebbe un k di x cubo per 1 più piccolo di 1, ma anche se fosse, guardate, k di x quarto, supponiamo che sia k di x cubo, fatelo, vi verrà k di x cubo, adesso non l'ho fatto, diviso che cosa? Diviso due cose differenti, però, perché andiamo a lavorare sul denominatore. Il denominatore, guardate, quando x tende a 0, detto che il logaritmo di 1 meno x, no? Si comporta quando x tende a 0, il logaritmo di 1 meno x è un meno x per 1 più piccolo di 1. Il discorso di la radice, vedete che se io adesso guardate la radice di x quadro più 2x cubo è un, se raccolgo dentro ovviamente l'infinitesimo più infinitesimo che è x quadro, viene 1 più 2x, che sarebbe 2x cubo su x quadro. Questo rimane radice di x quadro per radice di 1 più 2x, che adesso poi sviluppiamo. Ovviamente poi c'è un meno x. Dunque il problema è che quando x tende a 0 destro, la radice di x quadro, che vi ricordo è il modulo di x, è x. Quando x tende a 0 meno, la radice di x quadro è meno x. Quindi in un caso sotto verrebbe un, se lo raccolgo, quando x tende a 0 più, verrebbe che x per radice di 1 più 2x meno 1, dove ho raccolto, ho fatto il comune la x, tutto che moltiplica meno x per 1 più piccolo di 1. Mentre invece quando x tende a 0 meno, il discorso che viene un meno x
per radice di 1 più 2x più 1, perché se raccolgo 4 comune meno x rimane un più 1, ovviamente sempre questo meno x per 1 più piccolo di 1. Ma sono diverse le cose, perché se sviluppo questo, questo qua rimane 1, questo è un 1 più, sarebbe un 1 più un mezzo per 2x, 1 più x, 1 meno x, viene un meno x cubo sotto. Quindi sotto, per x da 0 a destra, viene un meno x cubo, quindi è un meno k, no? E il coefficiente di sopra che è fratto meno 1, questo viene. Diverso è il caso in cui sotto, quando x tende a 0 meno, vedete che quando x tende a 0 meno, 1 più 2x è 1 più piccolo di 1, quindi rimane un 2, 1 più 1, 2, meno per meno più, viene un 2 squadro. Qua è per 1 più piccolo di 1. Quindi comunque, lì... dovesse venire un infinitesimo di ordine 3 sopra, verrà un numero finito negativo. Dovesse venire un termine di ordine superiore al 3, sarà ovviamente un piccolo di cubo, quindi comunque uno zero, un infinitesimo. Tuttavia, vedete che è diverso invece quello che accade, vi dico subito che verrà di ordine 3. Vedete che qui viene un numero finito, qui viene 0, quindi non esiste nemmeno questo limite. Non esiste nemmeno questo limite. Lettera D, limite quando x tende al più infinito di aperta la tonda, x log naturale di aperta la tonda 1 più 1 su x, scusa la tonda la x, chiusa la tonda, meno x log naturale di aperta la tonda 1 più 1 fatto x, scusa la tonda, la x più 1, chiusa la tonda e chiusa l'ultima parentesi, tonda. E questo è il quarto limite che si presenta nella forma, guardate, a parte il fatto che questo è un 1 all'infinito, quindi sarebbe un infinito per log di 1 all'infinito meno infinito, per log di 1 all'infinito, quindi ci sarebbe questa doppia forma, queste triple forme. Dunque io direi di lavorare su x log di che cosa? Vediamo di che cosa. Beh, io tengo presente che 1 più 1 su x elevato alla x, per non sbagliare, lo scrivo come e alla x logaritmo naturale all'esponente di 1 più 1 su x, che posso svilupparlo come un logaritmo di 1 più t con t infinitesimo, che in questo caso è 1 su x, quando diventa più infinito, 1 su x è infinitesimo. Quindi questo diventa e alla x che moltiplica lo sviluppo del logaritmo di 1 più x, 1 su x meno 1, un mezzo di 1 su x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Mi basta il secondo, perché vedete che mi viene un e alla x su x, quindi alla 1, meno 1 su 2x più o piccolo di 1 su x, o per 1 piccolo di 1, che in pratica posso scrivere come e, per e alla meno 1 su 2x per 1 più piccolo di 1, no? E quindi questo è un logaritmo, va bene? Ma questo lo posso scrivere così, se questo lo metto là, vedete, un e elevato alla 1 meno 1 su 2x più o piccolo di 1 su x log, che è neperiano, è naturale in base e, di e elevato a quello è un x, guardate, che moltiplica proprio 1 meno 1 su 2x più o piccolo uno su x, che sperando di non rimanere con il piccolo in mano, rimane un x per 1x, quindi primo questo qua rimarrebbe x meno un mezzo, no? Rimarrebbe così, rimarrebbe x meno un mezzo, va bene? Vediamo dall'altra parte adesso. Stesso discorso dall'altra parte. Se si annulla tutto vuol dire che dovremmo andare avanti con gli sviluppi del logaritmo, eh? Basta fare delle prove. Vediamo chi è invece x log di 1 più 1 su x, 1 più 1 su x che è elevato alla x più 1. Ripeto lo stesso discorso, no? Tenendo conto che 1 più 1 su x alla x più 1 è un e elevato x più 1 che moltiplica il logaritmo di 1 più 1 su x, che sviluppo come prima, ed è 1 su x meno 1 su 2x quadro più o piccolo di 1 su x quadro. Ripeto sostanzialmente lo sviluppo di prima. Se adesso moltiplico ottengo un e elevato x per 1 su x è un 1 meno 1 su 2x, x per meno 1 su 2x quadro, poi c'ho 1 per 1, 1 per 1 su x e un altro 1 su x, e poi vabbè c'è questo meno 1 su 2x quadro, lo metto, quindi questo è un x log di questo qui, cioè di e elevato 1 meno 1, dunque qui vabbè sarebbe un 1 più un mezzo, 1 più 1 su 2x sarebbe, no? Meno 1 su 2x quadro, ma siamo oltre, più piccolo di 1 su x quadro, perché ovviamente qui ho raccolto l'altro comune 1 su x, viene 1 meno un mezzo che fa un mezzo.
Ma log di e elevato a quello è quello che mi resta un x che moltiplica nuovamente 1 più 1 su 2x. Più piccolo di 1 su x, perché intanto c'è quel termine al secondo grado che non conta. Vedete che alla fine questo è diventato x più un mezzo. Ma no? Tenendo presente che c'è un meno, meno x log di questo sarà 1 meno x meno un mezzo. In effetti x meno x se ne vanno, meno un mezzo, deve venire meno 1. E, lettera E, limite per n che tende a più infinito di il fattorale di n più 1 al quadrato fratto n elevato a n più 1. Si può... È un limite di successione che si può risolvere, per esempio, applicando quello che può essere chiamato da alcune parti il teorema di Cesaro. Semplicemente si può applicare, si può andare a fare la successione dei rapporti, si può calcolare in pratica a con n più 1 diviso a con n, dove a con n più 1 nel nostro caso è il fattoriale di n più 2 ovviamente al quadrato diviso n più 1 elevato alla n più 2 diviso a con n, che è proprio ribaltando è un n alla n più 1, sarebbe per 1 su a con n, quindi ribaltando sarebbe fratto il fattoriale di n più 1 al quadrato. Ovviamente qui si applicano le definizioni fattoriali, tenete presente che n più 2 fattoriale è un n più 2 per n più 2 meno 1 fattoriale, quindi per un n più 1 fattoriale, quindi questo diventa un n più 2 semplicemente per il fattoriale di n più, ovviamente diventa n più 2 al quadrato, per il fattoriale di n più 1 al quadrato, tutto che moltiplica n alla n più 1, che si può ovviamente riscrivere come n alla n per n, sotto ovviamente c'è quell'n più 1 alla n più 2 che applicando nuovamente la proprietà delle potenze è scrivibile come n più 1 alla n per n più 1 al quadrato, e sotto c'è appunto il fattoriale di n più 1 al quadrato che si semplifica con quello di sopra, quindi con questo qui. Non solo, ma tenete presente che n più 2 al quadrato, a questo punto questo qua è diventato quindi limite, avendo applicato questo teorema è diventato il limite per n che tende al più infinito di n più 2 al quadrato diviso il quadrato di n più 1, che tra l'altro è convergente ad 1, e poi è rimasto, vedete, è rimasto un n qui, è rimasto un n, poi è rimasto un n fratto n più 1 tutto alla n, perché n alla n su n più 1 alla n si può scrivere come n fratto n più 1 alla n. N fatto n più 1 alla n, allora, questo lo posso scrivere come n più 1 su n tutto alla meno n, non ribaltando, quindi come 1 più 1 su n alla n tutto alla meno 1, proprietà della potenza di potenza. 1 più 1 su n alla n è un limite notevole che vale e, quindi questo vale e alla meno 1. Quindi siccome questo qui tende ad 1, il limite è limite non altro per n che tende a più infinito di chi? Di n fratto e, ovvero più infinito. E per il teorema di Cesaro, quando questo rapporto di a con n più 1 a con n tende a più infinito, un numero maggiore di 1 sostanzialmente, quando viene un numero maggiore di 1 e più infinito è senz'altro un numero maggiore di 1, possiamo dire che quella successione lì diverge positivamente. Lettera F di Firenze, limite per n che tende a più infinito di e elevato un 2n quadro meno n fratto aperta la tonda 1 più 1 fratto n chiusa la tonda elevato alla 2n cubo. Anche in questo caso è un limite che si presenterebbe nella forma più infinito sopra e un 1 alla infinito sotto, quindi una forma indeterminata. Eliminiamo la forma indeterminata sotto, ricordandoci il solito limite, limite per n che tende a più infinito di 1 più alfa fratto n elevato alla n, sappiamo valere e all'alfa, un limite notevole. Quindi ce lo facciamo venire, abbiamo che il limite quando n tende a più infinito di 1 più alfa è 1, nn sta sotto, che facciamo? Beh, 2n cubo ce lo scriviamo come n, tutto quanto elevato alla 2n quadro, senza fare troppi complimenti. Quindi questo non è altro che un limite quando n tende a più infinito di e alla 1 per 2n quadro, quindi un e elevato a 2n quadro. Quindi sotto questo qua si comporta come uguale al limite quando n tende più infinito, tenete presente che e elevato 2n quadro meno n si comporta come e elevato alla 2n quadro per 1 più piccolo di 1, oh, amici miei, e quindi questo non è altro che si comporta come il limite di e alla 2n quadro fratto e alla 2n quadro, in pratica converge ad 1 questa successione.
Lettera G, limite per n che sia più infinito della radice ennesima di n elevato alla 2n, tutto fratto il fattoriale di n. Si può in questo caso invece applicare la cosiddetta approssimazione di Stirling. Ve lo ricordo, secondo cui il limite quando n tende a più infinito della radice quadrata di 2pi greco n per n fratto e tutto alla n proprio fratto il fattoriale di n è circa pari a 1, detta appunto uguale a 1, quindi circa pari a 1, si comporta come converge a 1, e quindi possiamo dire che la radice di 2pi greco n, n alla n su e alla n è asintotica al fattoriale di n, e quindi diciamo che possiamo dire che questo si comporta come il limite per n che tende a più infinito della radice ennesima di, allora n alla 2n lo scrivo come n quadro tutto alla n, sotto ci vado a schiaffare, ci vado a mettere questo, questa cosa qui, quindi ci vado a mettere un radice di 2pi greco n, ci vado a mettere un n alla n, un e alla n sotto, e così in modo tale che questo diventi il limite senz'altro quando n tende a più infinito, vediamo di chi, allora rimane sicuramente un n al quadrato sopra, perché la radice ennesima di n quadro alla n è un n quadro, sotto rimane un e n quadro, perché la radice ennesima di 1 su alla n è 1 su e, 1 su 1 su, 1 su e qua rimane un altro n. La domanda è, chi è la radice ennesima, è la radice 2 ennesima di 2, la radice 2 ennesima di 2pi greco n. Questo è un 2pi greco n elevato alla 1 fratto 2n, che come al solito in forma esponenziale è un e elevato 2n logaritmo naturale di 2pi greco n. Ma logaritmo naturale di 2pi greco n su 2n è 0 ed è alla 0 e 1, quindi in pratica la radice di indice 2n, 2pi greco n, tende, si comporta pari a 1 quando n tende a più infinito, e quindi tenete presente che in questo caso direi non ci possono essere dubbi, questo diventa, in pratica, questa, anche in questo caso come nella successione relativa alla lettera E di Empoli, quella relativa alla lettera G di Gatto diverge a più infinito. Ultimo, lettera H, limite per x che tende a 0 di arco coseno, ovvero coseno alla meno 1 di coseno x, tutto fratto il coseno dell'arco coseno di x. Non fatevi ingannare da questo limite che non esiste, perché io vi ricordo che per definizione l'arco coseno del coseno di x, secondo voi, vista la periodicità, attenzione, vale x se x è compreso tra 0 e pi greco, vale meno x se x è compreso tra meno pi greco e 0, no? Poi se volete potete includere qui, no? Includiamo tutto, non è un problema, ma attenzione quindi. Viceversa, il coseno del coseno di x è proprio x, nel dominio ovviamente meno 1, meno 1, 1, meno 1 inclusi, quindi questo vale, attenzione, no? Ovviamente questo non è x, ho lasciato quello di prima, questo è x tende a 0, ovviamente non vorrei che qualcuno dice, ma cosa stai facendo? Ovviamente non ho scritto, non ho riscritto. E quindi il limite non esiste, perché avete capito che il limite, no? Dobbiamo dividere in un limite, limite per x tende a 0 vuol dire limite per x tende a 0 meno e il limite per x tende a 0 più. Ovviamente, come nei casi precedenti, non ve l'ho detto, mi sembrava evidente, i due limiti a 0 sinistra e 0 destra devono portarci allo stesso valore per dire che il limite esiste. Il limite non esiste perché a 0 meno, ovviamente, l'avete capito, vale meno di f di x, vale meno 1, viceversa questo vale 1, quindi non vale 1 come erroneamente uno potrebbe pensare, ma il limite, siccome a 0 sinistro vale meno 1, a 0 destro vale 1, il limite non esiste. Numero 2, data la funzione f di x uguale aperta la tonda 3 più 6x meno 2x cubo chiusa la tonda per exp x più 3 su x più 1, exp sta, ce lo scrivo tra parentesi, per esponenziali, in base e, cioè exp di x ci ricordano che è alla x, domanda A, trovare dominio, continuità, limiti ad estremi ed eventuali asintoti. Domanda B, mostrare che f di x si annulla in esattamente tre punti. C, calcolare f' di x con gli eventuali, con intervalli di crescenza, decrescenza e i punti di massimo barra minimo di f. D, calcolare f secondo di x mostrando che esiste un solo flesso. C, no, chiusura, lettera E, ho letto male, di Empoli, tracciare un grafico qualitativo di f. Esercizio numero 2. Caro Davide, come lo trova? Non è difficile, ma è lunghissimo
studio funzione, questo esame, ovviamente io come al solito qui mi disegno il solito bel pianozzo, no? Il nostro piano di lavoro, allora dominio, sicuramente lo scrivo subito, dominio di F e tutto R tranne meno 1, bisogna porre x più 1 diverso da 0, quindi meno infinito, meno 1 escluso, meno 1 ancora escluso, più infinito. Direi di scriverlo in questo modo, quindi direi di subito andare a notare come la andare a calcolare la f di 0, quindi subito a vedere se, ma evidentemente sarà così, la funzione di terza classe delle ordinate, f di 0 è un 3 e elevato alla 3, no? Un valore che sta molto in alto, quindi non so, qui per esempio, quindi abbiamo un punto A di coordinate 0, 3 e alla 3, subito lo notiamo, tanto è inutile, ci giriamo attorno, andiamo a fare subito a studiare di che tipo di discontinuità si parla, cioè andiamo a studiare il limite quando x tende a meno 1 meno e il limite quando x tende a meno 1 più della nostra funzione. Io vi ricordo che evidentemente tutto ruota attorno a quel quel denominatore, in questo caso io vi faccio notare che se metto meno 1 più o meno 1 meno lì viene un meno 6 più 3 che è un meno 3, meno 3, no? E un più 2 e quindi un meno 1, quindi viene un meno e viene un meno e. Attenzione però, elevato a che cosa? Un 2 in entrambi i casi? Beh, in questo caso ho fratto 0 meno e in questo caso ho fratto 0 più. Io vi ricordo che 2 su 0 meno fa meno infinito, ma e elevato alla meno infinito fa 0, meno 0, quindi tende a 0 questo, mentre 2 su 0 più fa più infinito ed e elevato più infinito fa più infinito, quindi questo è un meno infinito. Quindi occhio che se x uguale meno 1 lo rappresentiamo così, x uguale meno 1 è un asintoto, attenzione, verticale definito solamente a destra, e lo mettiamo, lo rappresentiamo con una freccia che va così. Attenzione che invece ovviamente poi o da qui o da qui c'è una freccia che punta a sinistra di meno 1 verso il punto tra virgolette di coordinate meno 1 0. Andiamo a fare velocemente il limite ai bordi, andiamo subito a farlo. Limite per x che tende a meno infinito di f di x è molto più semplice. Io vi ricordo che quando x tende sia a più che meno infinito, quindi all'infinito in generale, il rapporto x più 3 fratto x più 1, x più 3 è un x per 1 più piccolo di 1, x più 1 è un x per 1 più piccolo di 1, tende a 1. Quindi semplicemente, visto che c'è quel meno 2x cubo, ricordando che quando x tende a, in questo caso, più o meno infinito, ad ogni caso, meno 2x cubo più 6x più 3 si comporta come meno 2x cubo per 1, più o piccolo di 1, quindi tenete presente che quando x tende a meno infinito a cubo e meno infinito, per meno 2 fa un più infinito, quindi questo, attenzione, tende a più infinito, viceversa, il limite quando x tende a più infinito di f di x, ovviamente, ripetendo gli stessi ragionamenti, questo qua tende sempre a 1, questa volta viene un meno, attenzione, meno infinito. Faccio notare come non ci sono né a sinistra né a destra asintoti orizzontali, ma c'è solamente, ripeto, un asintoto verticale A definito solamente a destra, x uguale meno 1 più, non ci sono nemmeno obliqui né a sinistra né a destra, perché semplicemente il limite, il calcolo di m, m ve lo ricordo, per definizione y uguale mx su q sarebbe l'asintoto obliquo, dovremmo fare il limite in generale, adesso facciamo il caso generale di per x che tende a infinito di 3 più 6x meno 2x cubo. Ovviamente per e elevato questo rapporto x più 3 fatto x più 1 che abbiamo detto che è costante, tende ad e, diviso però x. Tuttavia, siccome il numeratore si comporta come un meno 2x cubo per e per 1 piccolo di 1, facendo il rapporto meno 2x cubo su x, alla fine il tutto rimane un meno 2x quadro per e, che comunque tende, sia quando x tende a meno che a più, tende a più infinito, quindi m non può esistere, quindi non ci sono nemmeno asintoti obliqui, mi sembra evidente. Quindi semplicemente a meno infinito avremo una freccia che va qui, quindi è chiaro ed evidente che immaginiamo che venga, che punti dall'alto verso il basso, di quel valore sinistro di meno 1, e qui ovviamente invece abbiamo una sorta di cosa di questo tipo. Faccio notare che il testo ci chiede anche mostrare che f si annulla in esattamente 3 punti. Cosa dobbiamo vedere? Dovremmo vedere che in terza classe x in 3 punti. Sarà effettivamente così? Potremmo dimostrarlo. In pratica l'esponenziale non si annulla mai. Dovremmo in pratica dimostrare come 3 più 6x
meno 2x cubo è effettivamente uguale a 0. Dovremmo trovare le soluzioni di questa equazione. Non ci dicono di trovare gli zeri, cioè le tre eventuali intersezioni con l'asse delle x. Potrei studiare velocemente la funzione y uguale a meno 2x cubo più 6x più 3, che già tra l'altro conosco. Tenendo presente che i limiti ai bordi, allora, il dominio è tutto R, quindi farà fare i limiti quando x tende a meno infinito più infinito. Ma abbiamo già visto che quando x tende a meno infinito più infinito, questa qua si comporta come un meno 2x cubo per 1 più piccolo di 1. E quando x tende a meno infinito, viene un più infinito, quindi diciamo che parte da qua. Quando x tende a più infinito va qui. Quindi già vediamo che una volta almeno lo trova l'asse delle x. Se adesso andate a derivare, no? Tra l'altro, andando a vedere se interseca l'asse dell'y, la interseca nel punto 0,3, quindi questo qua, no? 0,3. Non solo, ma y' è un meno 6x quadro più 6. Questa derivata, se studiate, se la corrente ha fatto il comune un 6, viene 1 meno x quadro positivo. 1 meno x quadro è positivo quando x è compreso fra meno 1 e 1. Quindi l'andamento della derivata, della funzione, dallo studio del segno della derivata, dice così. Quindi la funzione ammetterebbe un minimo in meno 1, in x uguale meno 1, e un massimo in x uguale 1. Se calcoliamo le altezze di questi punti di minimo e massimo, mettendole alla funzione, tenete presente che il minimo avrà coordinate ascissa meno 1, beh, qui viene, tra l'altro il meno 1 l'ho già fatta, perché verrebbe meno 1 al cubo che è meno 1, per meno 2 è 2, verrebbe un 2, 3, quindi viene un meno 1, meno 1, quindi un punto che sta qua nel terzo quadrante. Il massimo che ha ascissa pari a 1, se mettiamo 1 qua viene un 9, meno 2, 7, 1, 7, quindi è un valore invece che sta molto lì in alto. Ma allora capite che, siccome qui c'è un minimo, eccolo qui, qui c'è un minimo, vedete che poi però qui trova la sedizio, poi c'è un massimo, e poi però deve andare lì, vedete che sono 1, 2 e 3, 3 zeri, 3 intersezioni con l'asse delle x di questa funzione, quindi abbiamo dimostrato come effettivamente la funzione, l'esponenziale qui non entra in gioco, interseca per ben 3 volte l'asse delle x, e sono valori sicuramente non quantificabili, tanto ci chiedono di mostrare. Calcoliamo la derivata prima, a questo punto cancelliamo i nostri limiti e calcoliamo la derivata prima. Già dalla derivata prima avremo sicuramente una visione ben chiara del grafico. Derivata prima dobbiamo fare la derivata di un prodotto, poi ne studieremo il segno, che è f' di x, derivata del primo per il secondo non derivato, più il primo non derivato per la derivata del secondo. Vi ricordo che la derivata di un'area f di x è un'area f di x per f' di x. Quindi abbiamo la derivata del primo è un 6 meno 6x quadro, che peraltro avevamo già calcolato prima, che moltiplica un e elevato questo x più 3 su x più 1 non derivato, più un 3 più 6x meno 2x cubo non derivato, che moltiplica la derivata di e elevato a x più 3 su x più 1, che è un e elevato sicuramente x più 3 su x più 1, per che cosa? La derivata di questo quoziente di x più 3 su x più 1, che significa mettere x più 1, metterlo al quadrato. Io vi ricordo che sia la derivata di x più 3 vale 1, ma anche la derivata di x più 1 vale 1, quindi abbiamo 1 per x più 1 e un x più 1, meno 1 per x più 3 elevato, quindi meno x meno 3. Andando a raccogliere a fattor comune un e elevato x più 3 sicuramente su x più 1, che è tra l'altro sempre positivo e non si annulla mai, quindi come se fosse una costante, verrà un 6 meno 6x quadro, dunque questo sarebbe un x e meno x se ne vanno, 1 meno 3 meno 2 verrebbe un meno 2 fratto il quadrato di x più 1 per meno 2x cubo più 6x più 3. Andiamo a fare un bel minimo comune multiplo qui e vediamo cosa viene fuori. Va bene? Fate, ho raccolto e viene questo meno 2, no, per quello, sì. Allora, cancelliamo questo, poi scriveremo qui l'espressione che ci interessa della nostra derivata prima, eccola qui, la scriveremo qui. Allora abbiamo un e elevato, questo qui ripeto è un qualcosa che ci interesserà solo per il calcolo purtroppo della derivata seconda. Il minimo comune multiplo è il quadrato di x più 1, che però poi sviluppiamo, e vi ricordo è x quadro più 2x più 1 che moltiplica quello, quindi abbiamo un sicuramente 6, abbiamo 6 per x quadro e un 6x quadro, meno 6x quadro per x quadro meno 6x quarto, e va bene. 1 per 6 meno x quadro è un più 6 meno 6x quadro, e poi c'è il 2x che moltiplica 6, quindi un 12x, 2x per meno 6 è un meno 12, questa volta x alla terza, x cubo, e poi di seguito dobbiamo fare un meno 2 per meno 2x cubo è un 4x cubo,
poi un meno 2 per 6x e un meno 12x, poi vedete se ne va con quello, un meno 2 per 3 e un meno 6, no? Ho fatto un semplice minimo comune multiplo. In definitiva, questo rimane, questo è elevato x più 3 su x più 1, vediamo per che cosa, mentre ovviamente io parlo, cerco di parlare veloce, ma c'è il maestro Gionichezza, l'ascolto, che lo saluto con affetto, dico al maestro Gionichezza, sto cercando di parlare piano per seguire i tuoi consigli, diciamo, impagabili, direi. E allora ho che meno 12x e più 12x se ne vanno a zero, per fortuna meno 6 più 6 sono opposti, se ne vanno a zero, mi tranquillizza vedere che c'è un meno 6x elevato alla quarta. Sicuramente in x cubo abbiamo un meno 12x cubo più 4x cubo che è un meno 8 x elevato al cubo e poi abbiamo un, beh, vedete che se ne va tra l'altro, se non ho visto male, anche un meno 6x quadro e un più 6x quadro. In definitiva possiamo raccogliere a fattore comune un meno 2x cubo e scrivere che guardate 2 e elevato x più 3 su x più 1 che è tutto quello che ci interessa poco francamente. Fratto il quadrato di x più 1, sopra rimane un meno, ovviamente, sì, rimane, perché qua ovviamente se uno raccoglie un meno 2x cubo, al numeratore parlo, rimane un 4, 4 più 3x, 4 più 3x dovrebbe essere, no? Sì, ovviamente il meno lo lascio dentro, quindi viene un meno 3x meno 4. Tutto ovviamente che moltiplica questo x cubo che mi interessa, eccolo qua. Eccola la mia derivata, poi per la seconda adesso ci pensiamo. Prima di tutto però, no? Andiamo a studiare il segno, la poniamo maggiore o uguale di 0. Ovviamente questa funzione è positiva quando è positivo solamente il prodotto tra x al cubo e meno 3x meno 4, in quanto 2, in quanto x più 1 quadrato è positivo per ogni x diverso da meno 1, l'ho già detto. 2 elevato a x più 3 su x più 1 è positivo per ogni x, quindi questo è positivo quando sostanzialmente x è maggiore di 0, x cubo, ve lo ricordo, è maggiore di 0 quando x è maggiore di 0 e meno 3x meno 4 è positivo quando 3x più 4 è negativo quando x è minore di meno 4 terzi. Occhio a questo meno 4 terzi che è un valore che sta più a sinistra di quel meno 1, vale meno 1, virgola qualcosa, e quindi abbiamo un meno 4 terzi, 0, x maggiore di 0, lo rappresentiamo co così, x minore di meno 4 terzi lo rappresentiamo pomi, e quindi abbiamo che qui c'è meno, qui c'è più, qui c'è meno. Vedete come la nostra funzione, posso dire che la derivata prima è negativa da meno infinito a meno 4 terzi, quindi f è decrescente da meno infinito a meno 4 terzi, f è crescente tra meno 4 terzi e 0, f decresce ancora da 0 a più infinito. Ovviamente vedete come questo, senz'altro, visto che il numeratore di questa derivata prima si annulla quando x è uguale a meno 4 terzi e quando x è uguale a 0, posso dire che il minimo, abbiamo un minimo relativo in meno 4 terzi, quindi attenzione che c'è questo minimo, che sarebbe opportuno, se andate a calcolare l'ordinata, sostituendo quel meno 4 terzi alla funzione, viene un'ordinata negativa. Quindi fatemi scrivere ovviamente qui, me la fate fare qui, questa, me la fate riscrivere qui la mia derivata prima, f', la mia, la vostra, di tutti, è un 2e elevato alla x più 3 su x più 1 per x cubo, moltiplica meno 3x meno 4 su x più 1 quadro. L'ho scritto così solamente per diciamo, semplificare il discorso del segno, la cancello quindi qui, e allora è chiaro ed evidente come da lì viene, fatemi cancellare anche quel punto, vedete che il punto di intersezione della nostra curva con l'asse delle y è anche un punto di, lo possiamo dire chiaramente, il punto di massimo, quindi c'è un minimo e un massimo. Massimo a coordinate 0, 3 e al cubo che avevamo calcolato già prima, e questo minimo sta qui, quindi diciamo che all'incirca lo possiamo identificare così, e questo appunto è il nostro massimo. Benissimo. Derivata seconda, purtroppo, io quasi quasi non la farei, diciamo che diciamo, per non farla, rinuncerei anche a 2 punti, 2 o 3 punti eventualmente, facciamola. Io intanto andrei a ricordarmi la derivata di questo e elevato x più 3 su x più 1, che ve lo ricordo, l'abbiamo già visto prima, è e elevato x più 3 su x più 1, cioè derivata di f di x è alla f di x che è alla f di x per f primo, per la derivata di f di x che abbiamo visto essere al denominatore c'è un quadrato di x più 1 e c'è un meno 2, no? Vi ricordate? 1 meno 3. Adesso cosa vado a fare? Vado a farmi la derivata di questo, però questa derivata, io
Questa qui la scriverei come e elevato x più 3 su x più 1. Cioè andrei a fare, guardate, invece di fare questo prodotto, va bene, potrei anche considerare il prodotto tra e elevato x più 3 su x più 1 fratto il quadrato di x più 1 per questo 2x cubo per meno 3x meno 4. Cioè in sostanza, no? Quindi il meno lo metto qua e questo lo faccio diventare 3x più 4. Perché decido di fare così? Quindi in pratica, invece di fare la derivata di x più 3 su x più 1, faccio la derivata di questo quoziente barra prodotto. Allora, la derivata, la riscrivo ancora una volta, di e elevato x più 3 su x più 1 è e elevato, ripeto, ho cancellata ma la riscrivo, l'avete vista, per meno 2 su x più 1 quadro, no? Allo stesso modo io vi ricordo che la derivata di meno 1 fratto x più 1 al quadrato, io vi ricordo che in generale la derivata di 1 fratto f di x è un meno 1 fratto f di x al quadrato per f primo di x. Quindi c'è questo meno, questo avremo un 1 su x più 1 al quadrato, quindi alla quarta, per la derivata di x più 1 al quadro che è 2 per x più 1 alla 1 per 1, dove questo x più 1 se ne va con questo. Quindi abbiamo trovato in pratica che questo è un 2 fratto x più 1 al cubo, cioè sarebbe meno 2 fratto il cubo di x più 1, se fosse 1 su x più 1 quadro, col meno avanti 2 su x più 1 cubo. Quindi, in definitiva, se io volessi fare la derivata, me la scrivo qua, di e elevato x più 3 su x più 1 fratto, col meno davanti, x più 1 quadro, che poi è come fare il prodotto tra e elevato x più 3 su x più 1 per meno 1 su x più 1 quadro, dovrei andare a scrivere che cosa? Scrivo qua, dovrebbe essere la derivata del primo, che è e elevato x più 3 su x più 1 fratto x più 1 al quadrato per meno 2 per meno 1 su x più 1 quadro, che sarebbe quello un derivato, no? Più, no? Che sarebbe, ho derivato, ho fatto e per meno 1 su e questo che aveva dato il primo per meno 1 su x più 1 quadro non derivato, no? E quindi sto facendo la derivata di e elevato x più 3 su x più 1 per meno 1 su x più 1 quadro, che vale derivata del primo, che è questo, per il secondo non derivato, che è questo. Quindi non ci sono meno, perché sarebbe meno per meno più, ci sarebbe un 2 e elevato x più 3 su x più 1, no? Dove il 2 è quello, fratto x più 1 alla quarta. Guardate un po', ho fatto elevata di questo, che è questo, ho moltiplicato questo per lui. Meno 2 per meno 1 fa 2, x più 1 quadro per x più 1 quadro fa x più 1 quadro, x più 1 quarto, va bene? Quindi ho fatto derivata del primo per secondo dato più e elevato x più 3 su x più 1 non derivato per la derivata di meno 1 su x più 1 quadro, ho scritto qui che è 2 su x più 1 cubo. E quindi in definitiva, guardate, sto scrivendo qua, la scrivo qua, la derivata di questo prodotto barra frazione, quindi la derivata di e elevato x più 3 tutto fratto x più 1 per meno 1 fratto il quadrato di x più 1 vale dunque, no? Va bene? Raccolgo un 2 volte e elevato alla x più 3 su x più 1 per quello che rimane, cioè rimane un 1 sul cubo, ho detto cubo, sul cubo di x più 1 più 1 sulla quarta potenza di x più 1. Per il momento potevo anche raccogliere, per la verità, potevo anche raccogliere un x più 1 cubo qua, lo raccolgo, quindi rimane un 1, rimane 1 più 1 su x più 1, va bene?
direttamente. Fatemi togliere questo codice a barre, quello togliamo dopo. E quindi, quindi viene un x più 1 più 1, in pratica, in definitiva, questo è x più 2 fatto x più 1. X più 2 fatto x più 1, ma siccome x più 1 per x più 1 cubo è un altro x più 1 quarto, questo è un x più 2. Adesso questo è la derivata di questo. Adesso è facile però, perché adesso guardate cosa faccio. Segniamocela. Adesso facciamo f secondo. Occhio, prepariamoci. Mentre fatemi togliere questo codice a barre, altrimenti questo codice a barre altrimenti mi dà fastidio al dito. Allora, f secondo di x va là. Derivata del primo, che è 2 volte elevato x più 3 su x più 1 fratto x più 1 quarto per x più 2 per, attenzione, 2x cubo per 3x più 4, non derivato, più della regola del prodotto, ma c'è un meno, quindi meno è elevato x più 3 su x più 1 quadro, per la derivata di 2x cubo più 3x più 4, no? Beh, questo lo potrei anche scrivere come 6x quarto più 8x cubo, no? O dove ho moltiplicato 2x cubo per 3x, effettivamente per 4, sarebbe un 8x cubo, ripeto, più 6x quarto. In pratica è un, questa è la derivata di questo, sarebbe un 24x cubo più 3 per 8, 24x quadro. Quindi è un 24 che moltiplica 24, se volete, x quadro, guarda caso che moltiplica x più 1, fantastico. E quindi questo x più 1, perché no? X quadro, 24 x quadro, x più 1, no? Sicuramente. E pertanto, questo se ne va con questo, abbiamo trovato che questo sarà, allora, questo qui adesso, guardate, lo posso scrivere, allora, posso raccogliere, guardate, sicuramente un 2 per un 4 e elevato x più 3 su x più 1, non ci piove, e qua c'è un x più 1, quadro che adesso è diventato x più 1, quindi posso raccogliere anche un x più 1 qua, tra l'altro, e posso raccogliere anche un, guardate un po', un x quadro anche, no? In modo tale che, no? C'ho questo 2, questo 2, questo qua, allora rimane, aperta quadra, 2 non c'è più, 2 non c'è più, e non c'è più, questo è, diventa un x più 1 cubo, e poi rimane un x per x più 2, per 3x più 4 diviso, attenzione, il cubo di x più 1, ho detto cubo, meno, ho raccolto un 4, se, meno 6, sì, eccolo, senz'altro. Se non mi sono sbagliato, allora ho sicuramente 4x quadro e elevato x più 3 su x più 1 diviso il prodotto al denominatore tra x più 1 e x più 1 cubo che rimane sempre x più 1 alla quarta. Però qua, diciamo, che avrò che cosa? Allora, sotto ho, sotto non ho più niente, ho 1, che però era x più 1 cubo, qua faccio il minimo nudo, verrà, allora, qua sopra viene un x per x che fa x quadro, allora fatemi fare questo primo, questo prodotto, terribile, sta derivata la seconda, ma dobbiamo solo dimostrare, in realtà ci chiedono il calcolo esplicito e poi di dimostrare che esiste solamente un flesso. Allora, x per x è un 3x quadro, x per 4 è 4x, scriviamo bene, se no ci facciamo del male, 6x più 8, tutto questo moltiplica x, quindi rimane x in pratica che moltiplica un senz'altro 3x quadro più 8 più 10x, certamente, quindi abbiamo un, qui abbiamo un 3x cubo più 8 per x, 8x più 10x quadro. Tuttavia qua dobbiamo moltiplicare lo sviluppo del cubo del binomio di x più 1 che lo conosciamo, dobbiamo moltiplicare a 6, cioè in pratica dobbiamo fare un meno 6, lo scrivo qua, per il cubo del primo, più 3x, più 3x quadro, più 1, cubo di x più 1, quindi sarebbe un meno 6x cubo, no? Meno 18x, meno 6 per 1 fa meno 6, meno 18x quadro. Ecco quello che viene. In definitiva, se non mi sono sbagliato, non credo, non, lo spero, spero di no, non credo, ma tutto può essere. Se non mi sono sbagliato, la f secondo di x è un 4x quadro, che è positivo,
Per elevato x più 3 su x più 1 che è un qualcosa di positivo, fratto la quarta potenza di x più 1 che non si annulla, è definita per x diverso da meno 1. Ovviamente x uguale 0 non annullerebbe quello, ma 0 e 3 al cubo è un punto di massimo, che ovviamente non può essere riflesso. Qui mi rimane, allora, sicuramente rimane un meno 3x cubo, apro la parentesi, ed eccolo, meno 6x cubo più 3x cubo. Poi termini x quadro, è un 10x quadro meno 8, meno 8, meno 8x quadro, 10x quadro meno 18, 10x quadro meno 18. In x abbiamo un 8x meno 18 che è un altro meno 10x. E poi abbiamo un meno 6. Questo è. A questo punto, allora, dobbiamo solamente stabilire se questo quadrinomio di terzo grado si annulla e dobbiamo mostrare che esiste un solo flesso. Ripeto, x uguale a 0 lo togliamo. Allora dobbiamo in pratica risolvere l'equazione 3x al cubo più 8x quadro più 10x più 6 uguale a 0. In pratica dobbiamo dimostrare che la funzione y uguale 3x cubo più 8x quadro più 10x più 6 interseca la 6x, dovrebbe intersecare la 6x in tre valori. Dobbiamo dimostrare che la interseca solamente in un valore solo. Disegniamo, piano cartesiano, le frecce sono sempre così, perché il dominio è meno infinito più infinito. Quando x tende a meno infinito, ovviamente prevale un 3x cubo, quindi un meno infinito. Quindi, attenzione, ovviamente, se x tende a meno infinito abbiamo che qua, partiamo da qui, e arriviamo qua. 0,6 è l'intersezione, quindi di sicuro una volta la incontra la 6x. Se andiamo a derivare y', guardate, viene un 9x quadro più un 16x, 2 per 8, più 10. Allora, applichiamo un attimo la formula ridotta. Guardate un po' però, casca l'asino, perché vedete che effettivamente viene x1, 2, è un meno b mezzi, quindi un meno 8, più o meno radice di 64 meno 90, un delta negativo, vuol dire che la derivata prima non si annulla mai, non si annulla mai, quindi non ci sono punti di massimo e minimo. Tra l'altro la derivata prima è positiva per ogni x, quindi è sempre crescente, il che vuol dire che quindi, vuol dire che la incontra una volta sola l'asse delle x, non essendoci, ripeto, non potendoci essere altre intersezioni con l'asse x, visto che non ci sono né massimi né minimi. Quindi abbiamo dimostrato come effettivamente, tenendo conto che 4x quadro è 0 quando x uguale a 0, ma x uguale a 0 è una scissa di massimo, c'è un solo punto di flesso e l'espressione, spero corretta, della derivata seconda è questa. In questo momento state vedendo il grafico della funzione f di x uguale 3 più 6x meno 2x cubo che moltiplica e elevato x più 3 su x più 1. Vedete in verde il grafico? È molto ristretto perché quel punto di massimo 3 è al cubo, è un punto molto grande, vedete in verde? Fatemi ritornare, è chiaro che io inizialmente avevo pensato che venisse dall'alto quella freccia verso il valore sinistro di meno 1, ma c'è questo minimo, quel valore meno 4 terzi, quindi immaginiamo che il flesso sia qui. Sia qui, probabilmente qui c'è il nostro flesso, no? Perché qui è convessa, poi sicuramente a un certo punto sarà concava e poi è concava sempre, sembrerebbe, quindi non ci sono altri punti di flesso. E notiamo che proprio ci sono le tre intersezioni, 1, 2, 3 con l'asse di x, come specificato. Abbiamo risolto anche questo esercizio. Ci sono una serie di integrali da calcolare primitive delle seguenti funzioni, tra parentesi la penultima per parti, lettera A, x quarto meno 2x cubo più 1, tutto fratto il prodotto di x più 2 per x quadro meno 2x più 2. Cominciamo da questo, è un integrale indefinito, se ci chiedono la primitiva, le primitive. Andremo a fare una bella divisione perché abbiamo un trinomio di quarto grado al numeratore e un polinomio di terzo grado al denominatore. Quindi quello che farei è scrivermi x quarto meno 2x cubo, sicuramente più 0, ancora più 0, più 1, lo dividiamo per il polinomio divisore che in questo caso conviene moltiplicare, quindi parliamo di un x quadro per x che è un x cubo, x quadro per 2 che è un 2x quadro, meno 2x per x è un meno 2x quadro, meno 2x per 2 è senz'altro un meno 4x, 2 per x più 2 è un 2x più 4. Cioè parliamo di un polinomio divisore del tipo x cubo meno 2x più 4, no?
un trinomio quindi di terzo grado. E quindi dividendo il termine all'estrema sinistra del polinomio dividendo per il termine che è situato all'estrema sinistra del polinomio divisore otteniamo x. Infatti qua viene un x quarto, x per meno 2x è un meno 2 x al quadrato più 4x. Alle elementari ormai insegnano qui a non riportare questo termine, io consiglierei le maestre, se mi posso permettermi, di riportare tutti i passaggi, mentre attualmente alle elementari invece fanno fare qui direttamente questa sottrazione. Io ricordo che qui c'è un meno, x quarto meno x quarto è 0, meno 2 cubo meno 0 è meno 2 cubo, 0 meno meno 2 x quadro è un più 2 x quadro, così come 0 meno 4 x è un meno 4 x più 1. Non abbiamo ancora terminato, mentre qui il gommino non vorrei mi saltasse, non abbiamo ancora terminato, mi sistemo un attimo il microfono, altrimenti poi salta tutto, non abbiamo ancora terminato la divisione perché qua abbiamo il nuovo resto, il nel resto che è il nuovo dividendo ancora di grado uguale al polinomio divisore, quindi mettiamo un meno 2 qui, ottenendo un meno 2 x elevato al cubo, più 4 x che mettiamo qui, meno 8, quindi attenzione, e quindi abbiamo che questo è 0, attenzione che 2x quadro meno 0 è un 2x quadro, meno 4x è un meno 8x, 1 meno meno 8 è un più 9, e quindi questo sostanzialmente lo possiamo scrivere come l'integrale del nostro quoziente di x meno 2 dx, che è facilissimo da risolvere, più l'integrale di un 2x al quadrato meno 8x più 9 fratto, attenzione, questo x più 2 per x quadro meno 2x più 2, vedete che ho riscritto così. Questo lo svolgeremo decomponendolo in fratti, quello lì lo possiamo già scrivere, è un x quadro mezzi meno 2x, integrale immediato, quindi diciamo che questo poi al prossimo passaggio lo svolgeremo. Allora io vi ricordo che 2x quadro meno 8x più 9, diviso il prodotto tra x più 2 e un x quadro meno 2x più 2, attenzione come lo scriviamo, come a fratto x più 2 più, attenzione, bx più c fratto x quadro meno 2x più 2, perché vedete che questo trinomio di secondo grado ammette evidentemente un discriminante negativo, quindi questo dice la regola, e quindi questo è ancora uguale, evidentemente a, eliminando i due denominatori, alla fine vediamo cosa viene, viene un a senz'altro x al quadrato meno 2a per x più 2a più bx per x è un altro bx quadro più 2 per bx è un 2bx più cx più 2c. Tutto questo lo eguagliamo a quel termine a sinistra che è 2x quadro meno 8x più 9. Allora dobbiamo risolvere un sistema, potete farlo così o se volete col metodo dei residui, ma il metodo dei residui non è ancora conosciuto, immagino, dai ragazzi di informatica. A più b, evidentemente, notiamo, lo eguagliamo a 2. Il coefficiente di x che sta a sinistra, che è costituito da un meno 2a più 2b più c, quindi un c meno 2a più 2b, no? C meno 2a più 2b, lo eguagliamo al coefficiente meno 8 che moltiplica la x a destra. E così come il termine noto, che è un 2a più 2c, lo eguagliamo a 9, 2a più 2c lo eguagliamo a 9. Io direi di ricavarmi dalla prima che a è uguale a 2 meno b senz'altro, e quindi ottengo che c meno 4 meno 2 per 2 più 2b è un 4b e senz'altro uguale a meno 8, no? In pratica ho moltiplicato meno 2 per 2 che fa meno 4, meno 2 per meno 2b è un più 2b, ma più 2b più 2b è 4b uguale a meno 8, così come abbiamo un 2 per 2 è 4, 2a, se a è 2 meno b, 2a è un 4, meno 2b più 2c uguale 9. Concentriamoci sulle ultime due, ovviamente abbiamo che a è sempre pari a 2 meno b, allora otteniamo qui che un c più 4b è uguale a meno 4, meno 8 più 4, e qui otteniamo invece che 2c meno 2b, 2c meno 2b è uguale a 5, no? 9 meno 4. Io direi di moltiplicare qui per meno 2, a è sempre pari a 2 meno b, facciamo tutti i passaggi, meno 2c più 2c ovviamente è 0, meno 2 per 4b è un meno 8b, meno 2b è un meno, senz'altro, meno 10b, meno 2 per meno 4 è 8, 8 più 5 è 13, viene che abbiamo trovato come b è meno 13 decimi, ma se b è meno 13 decimi, 2 che è un 20 decimi e A è un 7 decimi, perché ovviamente se parliamo di un 20 decimi, dunque no, ho sbagliato, attenzione, perché sarebbe un 20 decimi che è 2 più
13 decimi, quindi un, chiedo scusa, 33 come gli anni di Cristo, 33 decimi. E C poi, che ovviamente si può ricavare da qua, C è un meno 4B, meno 4, quindi C è un... Ah, che pazienza, incredibile. C è un più 26 quinti. No? Sì, perché sarebbe un 4 per 13 decimi, quindi un 2 quinti, sì, un 26 quinti meno 4, quindi un 26 meno 20 che fa 6 quinti. Non dovremmo esserci sbagliati e pertanto abbiamo un integrale, quindi abbiamo che conti sicuramente lunghi, allora lasciamo così e quindi abbiamo che l'integrale richiesto sarà per il momento x quadro mezzi meno 2x non ci piove più a logaritmo del modulo di x più 2, integrale immediato, quindi un più 33 decimi, occhio a questo 33 come gli anni di Cristo, logaritmo del modulo di x più 2. E poi abbiamo, dobbiamo risolvere a parte l'integrale di, allora, meno 13 decimi x più 6 quinti fratto x al quadrato meno 2x più 2. Sto parlando di un integrale del tipo ax più b fratto ax quadro bx più c con ax quadro bx più c, che è un polinomio ammettente radici comprese e coniugate, quindi lo facciamo diventare come somma di un logaritmo più un arcotangente, perché semplicemente bisogna ricordarsi che x quadro meno 2x più 1 è lo sviluppo del quadrato di x meno 1, senz'altro più 1, quindi questo lo scriviamo, intanto facciamo, questo si può scrivere così, no? Dove 1 è 1 al quadrato, quindi quello è un arcotangente di x meno 1, però attenzione che prima di tutto io direi di portare un meno un decimo fuori, quindi questo è un meno un decimo, per semplificarci un po' le cose, integrale di sicuramente 13x meno 12 fratto questo x al quadrato meno 2x più 2, no? Perché sarebbe 2 per 6 12 in dx. Questo lo possiamo ancora scrivere come meno un decimo, no? Integrale di, la derivata di sotto è un meno 2x meno 2 fratto x al quadrato meno 2x più 2 11. Come fai? Che ti sei cambiato il numeratore? No, faccio così. Allora, faccio un bel 13 mezzi, no? Moltiplico per 13 mezzi, in modo tale che 13 mezzi per 2x faccia 13x effettivamente. Ma poi ho un meno 13, quindi mi serve un più 1 qua, perché ho 13 mezzi per meno 2 e un meno 13, che se a meno 13 li aggiungo 1 mi viene meno 12. Quindi questo diventa un meno un decimo, ovviamente per 13 mezzi, che lo lascio qui, integrale di 2x meno 2 fratto x quadro meno 2x più 2 dx, ma attenzione, ho un... meno un decimo che sta sempre davanti, integrale di dx fratto appunto x quadro meno 2x più 2, che è quello della cotangente. Quindi avrò un, attenzione, meno un decimo, quindi ho un meno 13 ventesimi, meno 13 ventesimi, ovviamente il logaritmo senza alcun modulo, visto che c'è il discriminante negativo, di x quadro meno 2x più 2, e poi però ho anche un meno un decimo, molto semplice adesso, perché x quadro meno 2x più 2 è un x quadro meno 2x più 1 più 1, quindi meno un decimo, arco tangente, semplicemente di x meno 1, tutto più c per ogni c appartenente reali. Questo dovrebbe essere, se me lo passate, dovrebbe essere la primitiva di quella funzione lì, x alla quarta meno 2x cubo più 1 fatto x più 2 che moltiplica x quadro meno 2x più 2. B, la primitiva di 2 più 1 fatto x fratto 1 più aperta la tonda 2x più log x, logaritmo naturale di x, scusa la tonda al quadrato, l'integrale questa volta è immediato. Notiamo che per l'altro abbiamo già visto prima, come nel caso dei limiti, andiamo un po' a scendere, l'integrale di 1 più 1 più f di x al quadrato moltiplicato la derivata prima di f di x, ve lo ricordo, è l'arco tangente di f di x più c, è quello che ho fatto prima, e notiamo come effettivamente 2x più log x, che è effettivamente la nostra f di x, che è elevata al quadrato, la derivata è proprio 2 più 1, quindi fatemelo scrivere, questo è semplicemente arco tan di 2x più log x, e lasciamo stare per cortesia la sostituzione. Anche questo è un integrale immediato, semplicemente questo basta riscriverlo come 2 logaritmo di x su x fratto questo denominatore che è 2 più logaritmo di x al quadrato in dx. Se andate a derivare 2 più log x quadro, che sarebbe 2 più il quadrato di log x naturale, sarebbe 0 più 2 volte log x per la derivata di log x è 1 su x, e quindi quella funzione che sta al numeratore è proprio la derivata del denominatore. Quindi questo me lo passate, è log senza modulo
dillo quadro di x più 2, perché lo quadro di x più 2 è sempre positivo, più c. Lettera D, x quadro più 1 tra parentesi donna che moltiplica lo quadro x, lo risolviamo per parti, tra l'altro ce lo dicono pure, questo è ancora uguale a f' per g, io vi ricordo che l'integrale di f' per g, fattore differenziale per fattore finito, è f per g meno l'integrale di f per g'. Quindi abbiamo che abbiamo un x al cubo terzi più x, che è la primitiva di x cubo più x quadro più 1, che moltiplica il logaritmo al quadrato di x meno l'integrale di chi? Di x cubo, dovremmo scrivere x cubo terzi più x, che moltiplica che cosa? Beh, la derivata di log quadro x, che ve lo ricordo è 2 log x, 2 che moltiplica log x, per la derivata di log x, che è 1 su x. Ma se lì mettiamo fattore comune la x, scriviamo quello come x quadro mezzi più 1, vedete che abbiamo qui un 1 su x che moltiplica 2 log x, ecco che x e x se ne vanno, quindi dobbiamo praticamente fare l'integrale di x quadro mezzi più 1, tutto per questa volta, non lo quadro ma log x di x. Lo risolviamo ancora una volta per parti, andiamo velocissimi perché sono cose facilissime, quindi questo qui diventa un uguale x alla terza fratto 3 più x, ovviamente che moltiplica questo log quadro x, so già ormai un risultato, meno, andiamo a fare quello che lo verrebbe un x cubo sesti, 3 per 2, più x che moltiplica log x, e quindi lo scrivo direttamente, quindi meno x alla terza fratto 6, 3 per 2, più x per questa volta log x, tenete presente che se andiamo a meno, dovremmo scrivere, attenzione per questo meno più diventa, perché sarebbe il meno della regola, comunque meno fa più, dovremmo scrivere l'integrale della derivata di x quadro sesti più 1, che moltiplica x, dove raccolto fatto comune x, x che moltiplica x quadro sesti più 1, per la derivata di log x, che è 1 su x, e allora vedete che x e x se ne vanno, rimane l'integrale semplicemente di questo x quadro sesti più 1, che è appunto x, anche qui, attenzione, più x al cubo o diciottesimi più c. Questa è la nostra primitiva. L'ultimo è la lettera E, ci chiedono 1 più tangente al quadrato di arcosen x fatto radice di numero x quadro. Dunque io farei così, andrei a fare una sostituzione qui, andrei a porre l'arco seno di x uguale ad y. Questo perché differenziando abbiamo che 1 su radice di numero x quadro di x è proprio il di y. Quindi questo diventerebbe l'integrale di 1 più tangente al quadrato di y. Io vi ricordo che 1 su cos quadro di y lo posso scrivere come sen quadro y più cos quadro y, perché 1 si può scrivere come per la regola fondamentale della goniometria come sen quadro più cos quadro, fratto cos quadro, se adesso spezzate in due parti, cos quadro su cos quadro è 1, 1 più, vedete che effettivamente ho ottenuto 1 più tangente quadro di y. Ho scoperto, ma già lo sapevo, che 1 più tangente quadro di y è 1 su cos quadro, quindi questo diventa un 1 su coseno al quadrato di y. Io vi ricordo che in dy l'integrale di 1 su cos quadro y in dy è proprio la tangente di y più c. Quindi tangente di y più c è, non a caso, la derivata di tangente di y è proprio 1 su cos quadro. E quindi, semplicemente, questo diventerà tangente di arco seno di x più c. Fatemelo scrivere così, l'ultima primitiva di questa categoria. Numero 4, calcolare l'integrale indefinito di 1 fratto x meno 4x quadro al denominatore che moltiplica la radice quadrata di, 4, di 1 meno 4x quadro in dx. Ci dicono, per esempio, con la sostituzione y uguale radice quadrata di 1 fratto x quadro meno 4. Ci forniscono questo suggerimento. Dunque, tenete presente una cosa. Ci dicono di porre, io seguirei, sinceramente, se mi danno un consiglio, io lo seguo, soprattutto se me lo danno, se me lo scrivono lì, allora io farei questa sostituzione qui, e siamo sicuramente d'accordo. Dunque, tenete presente una cosa, l'integrale è molto molto semplice, dunque tenete presente che questo io lo posso scrivere facendo un minimo comune multiplo, come la radice di, ovviamente, 1 meno 4x quadro, tutto fratto x al quadrato, no? Quindi posso sicuramente scriverlo così, ovviamente non cambierebbe nulla. Ora, da qui posso scrivere che y quadro è uguale a 1 meno 4x quadro
su x quadro, che tenete conto si può scrivere come 1 meno 4 più 1 su x quadro, è la stessa cosa, no? Il che vuol dire che ovviamente posso trovarmi x quadro, perché se 1 su x quadro è uguale a y quadro più 4, avendo provato 4 a sinistra, x quadro sarà ovviamente pari a 1 fratto 4 più y quadro, no? Quindi conseguentemente no? Avrò sicuramente questo, questo lo posso dire. Ovviamente chi sarà la x? Beh, la x sarà la radice quadrata di 1 su y quadro più 4, quindi 1 sulla radice di y quadro più 4. Quindi questo diventerebbe, sostituendo, ovviamente poi ci sarebbe il dx, no? Perché occhio che c'è anche, c'è da tenere presente il dx. Beh, il dx sarebbe la derivata, sarebbe questo y quadro più 4 alla meno un mezzo, no? La derivata chi sarebbe? Sarebbe un meno un mezzo y quadro più 4 alla meno un mezzo meno 1, che è un meno 3 mezzi, semplicemente per 2y, che è la derivata di y quadro più 4, 2 se ne vanno, portando sotto, avrei quindi in sostanza che il dx si potrebbe scrivere come meno y fratto la radice quadrata di y quadro più 4 per y quadro più 4, o anche se volete radice di y quadro più 4 al cubo, ma ho portato fuori un y quadro più 4. E quindi avrei che qui ci scrivo meno y su y quadro più 4 radice di y quadro più 4, no? Col dy qua, fratto x che è 1 su radice di y quadro più 4 meno 4, ovviamente x quadro è 1 su y quadro più 4, no? Ecco cosa sto facendo. E la radice di 1 meno 4, ovviamente, chi è la radice di 1 meno 4 x quadro? Beh, tenete presente che la radice di 1 meno 4, beh, al posto di x quadro, la radice di 1 meno 4 x quadro sarà la radice quadrata di 1 meno 4, al posto di x quadro ci metto 1 fratto y quadro più 4, cioè in pratica sarà un radice di, allora, sotto ho un y quadro più 4 e sopra ho un y quadro più 4 meno 4, quindi un y quadro, ecco chi viene, viene un y su la radice quadrata di y quadro più 4, semplicemente, ovviamente tutto in dy. Qui mi scateno adesso perché se non ho sbagliato, seguendo semplicemente, attenendomi al suggerimento, ovviamente avrò l'integrale di, dunque, meno y su y quadro più 4 radice di y quadro più 4, che poi si semplifica perché vedete che sotto faccio un minimo comune multiplo, che anche qua y quadro più 4 per radice di y quadro più 4. Vediamo cosa c'ho al numeratore. Al numeratore avrò un y quadro più 4 per 1, che è un y quadro più 4, semplicemente meno 4y, ragazzi. Eh sì, perché no? E quindi questo qua se ne va con questo, qua ho un dy uguale a meno l'integrale di, rimane un y fratto, y quadro meno 4y più 4, a me viene francamente, a me viene oggettivamente così, no? Sì, perché viene y quadro più 4 meno 4y, e quindi viene un y meno 2 tutto al quadrato, no? Ovviamente, tutto quanto in dy, e quindi a questo punto lo andrei a decomporre, quindi se non mi sono sbagliato, per non aver sbagliato, lascio la soluzione lì, quindi ho che a fratto y meno 2 più b fratto il quadrato di y meno 2 è senz'altro uguale a meno y sul quadrato di y meno 2, mi conviene mettere anche il meno, e quindi avrò che y meno 2 quadro diviso y meno 2 è y meno 2, quindi abbiamo una ay meno 2a senz'altro, più b è uguale a meno y, e quindi trovo semplicemente che, guardate, a è senz'altro pari a meno 1 e b meno 2a ovviamente è uguale a 0, ma se a è uguale a meno 1, b è uguale a meno 2, quindi a è meno 1, tenendo conto che b è uguale a 2a, b è uguale a 2 per meno 1, quindi b anche questo è uguale a meno 2, e quindi facendo qui due integrali, in pratica ho che l'integrale, questo qui sarà questo, lo scrivo qui, è uguale a meno 1 su y meno 2 in dy, meno 2 integrale di 1 fratto il quadrato di y meno 2. E in definitiva ottengo che
se non mi sono dato, non credo, insomma, poi comunque fatto molto veloce, può darsi che mi sia sbagliato, in definitiva avrò che, vi ricordo che l'integrale di 1 su f di y al quadrato è meno 1 su f più c, quindi quello è un 2 fratto y meno 2 meno il logaritmo del valore assoluto di y meno 2 più c. Ritornando alla vecchia, alle vecchie abitudini, visto che y è quello lì, posso dire in definitiva che il mio integrale sarà 1, 2 fratto la radice quadrata di 1 su x al quadrato meno 4 meno 2 meno il logaritmo del modulo di radice di 1 su x quadro meno 4 meno 2 più c. Fatemelo ovviamente lasciare così. Esercizio numero 5, il penultimo. Si mettano in ordine le successioni seguenti in modo che per n che tende a più infinito la precedente sia o piccolo della successiva. Le successioni numeriche sono il fattoriale di 2n, la radice quadrata di n quarto meno 2n più 1, 2 alla meno n quadro, n alla 2n, 1 meno 1 su n, tutto elevato alla n elevato al cubo, radice ennesima di 2 alla n più n, arco coseno di n fatto n più 1 ed è alla meno n. Dunque, attenzione che dobbiamo metterle, ci sono le infinitesime, le finite e le infinite, questa è l'ordine. Vedete che io ho diviso per n che tende a più infinito, questa tende a più infinito, questa tende a più infinito, questa tende a più infinito, quindi queste sono all'estrema destra. Andiamo a ordinarle intanto. Dunque faccio notare una cosa, che se volessimo applicare, facciamo subito il limite per n che tende all'infinito del fattoriale di 2n diviso n alla 2n, nuovamente applicando il teorema di Cesaro, cioè esattamente il criterio del rapporto, che ci dice che la successione è infinitesima qualora venisse un risultato compreso tra 0 e 1. Questo è ancora uguale al limite quando n tende a più infinito di 2n più 2 fattoriale diviso n più 1 alla 2n più 2, diviso a con n vuol dire ribaltando n alla 2n diviso il fattoriale di 2n. Noi sappiamo che il fattoriale di 2n più 2 è 2n più 2 per 2n più 1 per il fattoriale di 2n, quindi se ne va col fattoriale di 2n al denominatore. Quindi abbiamo il limite quando n tende a più infinito di 2n più 2 per 2n più 1, che poi non si comporta come un 4n quadro per la verità, n alla 2n, mentre qui mettiamo il silenzioso al telefono, se no ci fanno diventare pazzi. Ecco qua. Sotto, applicando la proprietà delle potenze, ripeto, abbiamo un fattoriale di 2n che se ne va col fattoriale di 2n sopra, eccolo, e qui n più 1 alla 2n più 2 e un n più 1 alla 2n per n più 1 al quadrato. Allora, questo qui è pari a 4, 2n più 2 per 2n più 1 su 2n più 1 quadrato sarà asintotico a un 4n quadro per 1 più piccolo di 1, fatto n quadro per 1 più piccolo di 1, quindi un 4. Quindi questo è ancora uguale a 4 volte il limite quando n tende a più infinito di, dobbiamo fare semplicemente il rapporto tra n al quadrato su n più 1 al quadrato tutto alla n, perché n alla 2n fatto n più 1 alla 2n si può scrivere come un n quadro fatto il quadro di n più 1 tutto alla n, che possiamo scrivere come n quadro più 2n più 1 fratto n quadro alla meno n, no? Se le ribalto. Cioè in pratica un n quadro su n quadro che è 1 più 1 diviso semplicemente sarebbe 1 più 2n più 1 su n quadro, che posso scrivere come 1 più 1 su n quadro su 2n più 1 elevato alla. Questo è il modo di scrivere questo, molto semplice. Elevata alla meno n, ma meno n lo spostiamo, ci mettiamo l'n quadro che ci serve per completare il limite notevole, abbiamo un 2n più 1 su n quadro per meno n. Tutto questo è un e alla 1, un e, è elevato, guardate un po', meno 2, perché questo sarebbe un meno 2n quadro più n su n quadro che è asintotico a meno 2, e per meno 2 è un e alla meno 2, quindi è un e alla meno 2, no? Siccome e alla meno 2 è un numero meno di 1, vuol dire che in pratica abbiamo trovato come il limite quando n tende a più infinito di a fratto c è pari a 0, il che vuol dire che a è 1 piccolo di c. Ovviamente se fate il limite quando n tende a più infinito di b diviso c, questo è 0. Così come è ovviamente 0 il limite per n che è più piccolo di b diviso a.
Beh, tenete conto che B è si comporta come un n quadro, sarebbe n alla 4 mezzi per 1 più piccolo di 1. N quadro su n alla 2n è 0, quando n va all'infinito, e n quadro su 2n fattoriale è 0 per rapporto tra infiniti. E quindi abbiamo che ovviamente B è uno piccolo di C, ma B è anche uno piccolo di A. Ma siccome A è un piccolo di C, diciamo che all'estrema destra di questa classifica, già che possiamo metterci, che cosa? Ci possiamo scrivere che l'infinito che sta all'estrema destra ovviamente è C, poi c'è B e poi c'è A. Oh, qui ci mettiamo le costanti, perché avete notato che facciamo le più facili, facciamo il limite quando n è più infinito tra l'altro notiamo che 1 1 meno 1 su n all'n cubo, lo scrivo come 1 meno su n alla n per n quadro. Siccome questo è un e alla meno 1 per il limite del numero di Lepero, è un e alla meno n quadro. Quindi quando vado a fare il limite di g, parlo di g, e lo divido per h, questo non è altro che un limite quando n tende a più infinito di un sotto c'è un e alla n quadro e sopra c'è un e alla n, no? Quindi in pratica è un limite quando n tende a più infinito di un e alla n meno n quadro, che però siccome questo è un meno n quadro per 1 più piccolo di 1, si comporta come un e alla meno n quadro, quindi si comporta come 0. Quindi ho già scoperto che, lo posso scrivere su, ormai non, questa classifica non mi serve più, già classificati questi altri, ho scoperto che g in pratica è uno piccolo di h. G è uno piccolo di h. Non solo, ma guardiamo un attimo adesso g ed f. G ed F è lo stesso discorso, oh, attenzione, qua ho cancellato, abbiamo detto E, B, abbiamo detto A e C, no? Sì, A e C. Se adesso faccio G diviso F, anche questo è il limite per n che tende a più infinito ovviamente, abbiamo detto un e alla meno n quadro diviso un 2 alla meno n quadro, no? Ma questo è ancora uguale, ribaltandoli al limite per n che tende a più infinito di un 2 alla n quadro su e alla n quadro. Ma anche qui tenete presente che, no? Posso scriverlo come un limite per n che tende a più infinito di un 2 su e tutto alla n quadro, visto che entrambi sono alla n quadro. Ma 2 su e, visto che è 2,71, è un numero minore di 1. Quindi questo, se è un numero minore di 1, tende a 0. Se tende a 0, g è anche o piccolo di f. A questo punto facciamo anche, vediamo h il limite per n che tende a più infinito di, andiamo a fare un h diviso f. Ma anche qui stiamo parlando di un limite quando n tende a più infinito di che cosa? Di un e alla meno n che può passare sotto e un, no? Sarebbe e alla meno n qua, alla meno n, ho fatto h che è alla meno n che è passato sotto, h è un fratto f che è pratica da sotto passa sopra, quindi diventa così. Quindi diciamo che non è altro che il limite quando n tende a più infinito di un 2, dunque, come posso trattarlo? Beh, tenete conto che 2 all'n quadro si può scrivere come e all'n quadro logaritmo naturale di 2, per esempio, no? Diviso e alla n. E questo è ancora uguale al limite quando n tende a più infinito di un e elevato alla n quadro log di 2 meno n, che è asintotica a un n quadro di 2, quindi è un e alla più, quindi questo qua fa più infinito, quindi vuol dire che f su h farebbe 0 e quindi f è uno piccolo di h. Va bene? Tenendo conto che la coseno di n su 1 è di n su n più 1, lo mettiamo praticamente qui, quindi lo mettiamo sicuramente qui. Qui a questo punto ci va. Allora, g è qua, poi abbiamo un f e poi abbiamo un h. È questa la gerarchia che dobbiamo rispettare. Eccola qua. L'ultimo, il 6, dimostrare per induzione che per n, per ogni n maggiore o uguale a 1 valga o vale la disuguaglianza 1 al quadrato più 2 alla quarta più 3 alla sesta più n alla 2n strettamente minore di 4n alla 2n fratto 3.
per n uguale 1 vale sicuramente perché 1 è minore di 4 terzi. Ipotesi induttiva, l'ipotesi induttiva è che supponiamo che valga n alla 2n minore di 4 terzi n alla 2n. Il passo induttivo, la p di n più 1, dobbiamo provare, varrà la nostra tesi se n più 1 alla 2 che moltiplica n più 1, quindi alla 2n più 2, dimostreremo che è minore di 4 terzi n più 1. 2n più 2, ma guardiamo un attimo il membro di sinistra, come al solito si lavora, il membro di sinistra è un n più 1 alla 2 che moltiplica n più 1, se raccogliamo 2, ma per la proprietà della potenza di potenza questo lo possiamo scrivere senz'altro così, ovvero lo possiamo ancora scrivere come un n più 1 ovviamente alla no? Proprietà della potenza di potenza, ma questo si può scrivere come così, sicuramente, nuovamente, per n più 1 al quadrato. Ma a questo è ancora uguale a, attenzione, quello lì lo possiamo scrivere come, guardate, un n che moltiplica un 1 più 1 su n, questo al quadrato, tutto alla n, ovviamente per n più 1 al quadrato, questo è ancora uguale a, guardate un po', n alla 2n che moltiplica un 1 più 1 su n, tutto alla 2n. Per il quadrato di n più 1. Adesso quindi abbiamo trovato come questo sia questo qui, ma n alla 2n per ipotesi induttiva è minore, quindi questo a sua volta, quindi possiamo dire che n più 1 alla 2n più 2, abbiamo provato che non è altro che questo, quello è questo, è minore di 4 terzi n alla 2n in quanto no, per quello che rimane, cioè un 1 più 1 su n alla 2n per il quadrato di n più 1, ma a questo punto se io adesso questo n alla 2n lo riporto, un n alla 2n per 1 più 1 su n alla 2n, e quindi questo lo posso riscrivere come n alla 2n, guardate un po', quindi adesso questo qui diventa, guardate un po', guardate cos'è diventato, incredibile, è diventato questo, ma questo qua è un 4 terzi, attenzione, n che moltiplica 1 più 1 su n tutto alla 2n, ma n che moltiplica 1 più 1 su n è un n più 1, quindi questo diventa un n più 1 nuovamente alla 2n, tutto per n più 1 al quadrato, ma questo guardate chi è proprio 4 terzi n più 1 alla 2n più 2. Abbiamo dimostrato quindi questo. Se vale questo, vale per induzione anche il nostro asserto, la nostra tesi che vogliamo dimostrare. Abbiamo finito, al prossimo venerdì, lunghissimo, questo esame, lunghissimo, ciao!